Piero Antonio Bacci ha fatto la medicina rigenerativa in Italia, ha fatto la storia, ha scritto non so quanti libri, medicina estetica, rigenerazione, è uno dei primissimi a parlare di stress ossidativo, di infiammazione, di mesenchima, di mare. Quindi direi che se oggi dobbiamo veramente riconoscere il merito, lo dobbiamo fare a questo uomo straordinario che ha avuto delle belle intuizioni di magari vedere che gli altri facevano delle cose, beh, lui poi le metteva in pratica, e quindi è un'altra cosa rispetto, no, a chi parla. E penso che questo sia veramente straordinario in quello che tu hai fatto e continui a fare, e quindi questo grazie di cuore soprattutto di essere qua. Professor Piero Antonio Bacci. Grazie. Quanto arrivare, se arriva, a tuo. Io ringrazio Giulio, sono onorato di essere qua. Anche la musichina. Non è andato in... Va bene. Sono onorato perché faccio Arezzo, siamo io, lui e Pupo, quindi siamo importanti. Ma chi è che ha tolto la... Non so. Mi perdoni? Sì. E sono onorato perché questo è un congresso grande, si parla di medicina, si parla di cuore, si parla di medicina, si parla con il cuore. E io ho sentito che molti utilizzano il cellphone perché hanno avuto degli incidenti. Anch'io tanti anni fa, quando ancora lui era in marina, ho avuto un grosso incidente. Quando mi sono un po' svegliato, forse ancora ero incoglionito, che mio padre mi stava suturando, gli ho promesso a papà sarò buono, invece questo non l'ho mantenuto. Però la vita è strana, ti porta a fare delle cose. Ho fatto il medico e mio padre è morto il giorno della mia laurea. E quando muore un padre cresce il figlio. E vedete... Questo è successo 49 anni fa e l'essere chirurgo e vedere spesso, se mi fai vedere anche la mia diapositiva mi fa piacere, eccola, essere chirurgo e vedere spesso, tutti i giorni, il tessuto adiposo, il connettivo, ti fa capire che c'è bisogno di fare la prevenzione. È strano un chirurgo che parla di acqua, di matrice, ma non è così. Per questo io oggi parlo di, velocemente, sono onorato di essere moderatore qui, ma velocemente parlo di epiestetica, perché siamo in una società che va di fretta, che brucia tutto, dove tutto è mercato. Oggi si parla di marketing sanitario, si parla di medico imprenditore. Vedete, pensiamo a quello che succede nella società, la maggior parte va dal medico quando è malato, torna a casa con pacchetti di farmaci, e normalmente il medico di medicina generale che manda degli specialisti aggiunge, quindi c'è persone che hanno pacchetti di cose e manca quello che fa poi, quello che ho sentito ieri da Nobili, bellissimo, ho sentito entrare dentro la diagnostica. E oggi le farmacie e i supermercati sono sempre aperti, sono gli unici sempre aperti, insieme ai social. Dobbiamo farci una riflessione e domandiamo quello che succede in estetica. Io l'ho vissuta tanti anni fa, il mio amico Ivo Pitanghi in Brasile dell'89, caro Iorio, pensavamo qualcosa di diverso. Oggi l'estetica è riempire il viso di sostanze che non andranno mai via. Cioè, e se noi pensiamo a Ippocrate, che dice che fa bene la medicina e tutto quello che fa bene non fa danno, ci viene qualche problema, e ha ragione l'Agenzia delle Entrate a mettere l'IVA quando i trattamenti sono estetici e non fanno parte della patologia. Qualche riflessione va fatta, e se è vero che la medicina non deve fare danno, qualche riflessione deve essere fatta in questo campo, anche perché, vedete, gli anestetismi non esistono pure, sono tutte patologie estetiche che iniziano con delle alterazioni della matrice, della cellulare, del potenziale di membrana.
Cioè, l'avete visto in questi giorni, c'è qualche cosa che bisogna abituarsi a diagnosticare prima che venga la malattia. Questo significa fare medicina. Il chirurgo viene dopo, mandiamoci di meno, perché la chirurgia e la medicina oggi è molto avanzata. Noi dobbiamo lavorare prima. Questo è il messaggio che viene da questo congresso. E quando noi troviamo il lipoedema, dov'è la collega Barbara? Con l'lipoedema è dal 1 gennaio 2022 che è entrata nell'ICD, nel librone, prima o poi entra anche la fibromialgia. Bisogna diagnosticarlo prima. E le patologie mammarie, le patologie del connettivo, bisogna diagnosticarle prima. Si può, sì. Sistema immunitario, non bisogna avere le patologie, bisogna arrivare prima. E dov'è che si vede? Ci sono delle finestre, l'endotelio. E guardate, io lavoro molto sul vascolare. Se voi studiate con la Codoppler che fa il vascolare, l'IMT e il QMT, e lo rapportate ai dati che avete all'S-Drive, alla dieta, alla metabolomica, voi fate una diagnosi precoce. E si può fare. Ci vuole una diagnosi, usciamo dalla filosofia, perché poi bisogna andare in pratica. Si può? Sì. È chiaro, qualche riflessione va fatta. E allora, qual è il concetto? Che cos'è l'epigenetica? L'epigenetica è quella che ti stimola la linea staminale. Noi abbiamo due sistemi, la linea riparativa e la linea staminale. Cerchiamo di utilizzare poco i fibroblasti macrofagi, utilizziamo le cellule staminali. Si può? Sì. Come? Rallentando il tempo, perché se noi lavoriamo accelerati i nostri sistemi di depurazione non ce la fanno, e poi dobbiamo prendere spremute, dobbiamo prendere gli integratori, poi non ci si fa più. Rallentiamo il tempo. E il cell food, la storia del cell food, la storia dell'S-Drive ci dice proprio questo: rallentiamo in tempo. L'epistetica non è un mito, è solo un sogno per coloro che non hanno voglia di cominciare a lavorare. Cioè, avere gestione della salute vuol dire cominciare a camminare, cominciare a sentire i messaggi che ti fa spattina e te le fa vedere. Io non sono un buon esempio, però è un problema di volontà. Bisogna trasferire ai nostri pazienti il concetto di imparare a depurarsi nel cuore, nel corpo e nella mente. Perché se noi riusciamo a depurarsi, e ce l'ha spiegato anche Daniele Locangeli, la mente si apre. Si può, sì. Io finisco perché devo finire qui. Noi siamo medici e dobbiamo fare epigenetica. Certo, dobbiamo fare un'epigenetica sociale, un'epigenetica che non resti nelle parole, un'epigenetica che permetta di fare diagnosi. È un messaggio che dobbiamo dare. Impariamo, dobbiamo insegnare ai nostri pazienti a rallentare il tempo. La mattina un omaggio al sole, il freddo per stimolare il simpatico, la sera il caldo, la meditazione, il rilassamento per stimolare il vago, vago e simpatico, l'armonia. E vi voglio finire con questo, che viene dal film Lucy. Ascoltatelo attentamente, sono 10 secondi. Fermi un'auto che sfreccia su una strada, velocizzi l'immagine all'infinito, e l'auto scompare. Quindi, che prova abbiamo della sua esistenza? Il tempo dà legittimità alla sua esistenza. Il tempo è la sola vera unità di misura. È la prova dell'esistenza della materia. Senza tempo, noi non esistiamo. Il tempo è l'unità. Rallenta il tuo tempo. Grazie Giorgio. Grazie.